Michele, come è maturata questa sconfitta? Ma è stata una partenza a ritmi troppo bassi da parte nostra. Abbiamo subito due occasioni e poi il gol. Poi abbiamo iniziato a spingere, avere occasioni per poter riaddrizzare la partita, ma non ci siamo riusciti. Ecco, quello, l'unica cosa che ci rimane da fare ormai è tirare fuori il carattere, venire fuori da questa situazione, spingere a tutto queste ultime 8 partite a livello caratteriale e giocarci poi anche il tutto per tutto nelle due finali Coppa Italia. Guido Marilungo, sconfitta ad Avellino, è un periodo in cui le cose non vanno bene, non si può nascondere. Come si esce da una situazione come questa? Si esce lavorando di più, andando più forti. Se il metodo è solo quello, perché quando vinci da 7 partite, mi sembra, se non sbaglio, vuol dire che qualcosa deve cambiare, ma dentro di noi, quindi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e dare a tutti qualcosa di più, perché vuol dire che quello che stiamo dando fino adesso non basta.